Ciao dal mio Ricky ed è Renato Tatasciore. E amore e gratitudine. A te che stai guardando o semplicemente ascoltando questo video. Bene. Oggi voglio farti fare un giro di EFT, questa tecnica di liberazione, diciamo così, delle nostre emozioni, dei nostri blocchi energetici. E ho pensato, invece che sia uno specifico problema, di fare tutta una serie di video di EFT con delle frasi che mi hanno colpito, ma che comunque andranno a lavorare sul tuo subconscio, andranno a lavorare comunque sempre sul tuo fisico e andranno sempre a lavorare sulla tua parte energetica. E oggi ho scelto una frase di Salvatore Brizzi, che ora andrò a leggere, tratto dal libro La porta del mago, e che è: esiste un rimedio al dolore. Guardalo in faccia e passaci attraverso. Esiste un rimedio al dolore, guardalo in faccia e passaci attraverso. Ok, quindi iniziamo, poi riprenderò il bigliettino, perché ho già ripetuta tante volte, ma ancora non me la ricordo questa frase. E quindi, anche se in questo momento della mia vita posso dire che forse non è tutto perfetto, forse ho qualche dolore, e tra l'altro ti ricordo che comunque sia il Reiki, sia l'FT, sia tutti i video che faccio sono solamente un supporto al tuo benessere, quindi qualsiasi problematica fisica, qualsiasi dolore, qualsiasi cosa devi farti visitare e curare dal tuo medico personale. Ok, quindi qui facciamo un supporto e un aiuto, ok? Quindi anche se ho questo dolorino, mettiamolo così, mi amo, mi accetto, alla possibilità di accettarmi così come sono e di guardare questa cosa, questo dolore e di passarci attraverso. Quindi andiamo sugli altri punti. Esiste un rimedio al dolore. Mamma mia, cosa sta dicendo? Brizzi, e oh Renato, esiste un rimedio al dolore. Guardalo in faccia e passaci attraverso. Esiste un rimedio al dolore. Guardalo in faccia e passaci attraverso. Esiste un rimedio al dolore. Guardalo in faccia e passaci attraverso. Esiste un rimedio al dolore. Guardalo in faccia e passaci attraverso. Esiste un rimedio al dolore, guardalo in faccia e passaci attraverso. Esiste un rimedio al dolore, guardalo in faccia e passaci attraverso. Adesso fai un bel respiro. Magari mentre ascoltavi queste parole ti è venuto in mente qualcos'altro, una frase, un qualcosa, una suggestione per il tuo dolore, beh, puoi metterla nel giro EFT. Vuol dire che è la cosa giusta per te. E quindi sotto al labbro esiste un rimedio al dolore. Puoi anche farti le domande, chissà, sarà vero se esiste un rimedio al dolore? Sembra così facile guardarlo e passarci attraverso. Clavicole, però delle volte non abbiamo il coraggio di guardare il nostro dolore, perché guardare questo dolore magari potrebbe cambiarci totalmente la vita. Sul cuore, magari guardandolo poi saremo costretti, o sarò costretta a fare, sarei costretta a fare delle cose che magari ti portano fuori dalla tua zona comfort. Chissà, eh? Rifletti un po' su questa frase. Esiste un rimedio al dolore. Guardalo in faccia e passaci attraverso. Vai oltre. Esiste un rimedio al dolore, guardalo in faccia e passaci attraverso. Sai, attraversare le fiamme delle volte fa paura, però se restiamo sempre fermi, immobili, e parlo anche per me stesso, io devi calcolare tutti i video che faccio, li faccio per me stesso, e quindi da volte capisco che e sento che è difficile proprio passarci attraverso questo dolore, perché vorrebbe dire, della volta, come detto, stravolgere tutta la mia vita. Però
con l'EFT, con Reiki, mi apro alla possibilità del cambiamento e so che posso acquisire tutte quelle energie necessarie per compiere questo passo. E quindi, se esiste un rimedio al dolore, lo applico nella mia vita. Quindi guarderò il dolore, guardo il dolore e lo attraverso. Quindi esiste un rimedio al dolore, guardalo in faccia e passaci attraverso, al cuore. Passaci attraverso. Lasciati guidare dal tuo cuore. Passaci attraverso. Ringraziamo, grazie. Grazie. Grazie per questo passaggio di EFT. Grazie per questo passaggio e osservazione del mio dolore. Grazie. Grazie infinite. Mani sul cuore, un po' di consapevolezza, qualche secondo, ascolta profondamente con un bel respiro cosa ti dice il tuo cuore, il tuo corpo, la tua mente. Ecco, io sento già più pace e serenità, anche se a dire il vero non ho fatto questo EFT su un dolore specifico, no? E così in generale, però mi sento già più calmo, sento già anche l'aria intorno a me che si è stabilizzata, si è equilibrata. E quindi fammi poi sapere qui sotto nei commenti se ti è capitato qualcosa di bello, le reazioni che hai avuto, se hai anche domande sulla tecnica dell'EFT, scrivimi pure, e anche se hai domande sul Reiki, sui corsi che faccio, scrivimi pure, tutto sotto scrivimi, sicuramente mi farà piacere leggerti e soprattutto rispondere. Quindi amore e benedizioni su di te, amore e gratitudine su di te, che amore e gratitudine, lo sai, è l'energia che fa girare il mondo, è l'energia insita nella vita e quindi anche dentro di te. Amore e gratitudine. Alla prossima.